Stephen Bebrowski fu uno dei più famosi circensi del mondo. Si unì al Barnum & Bailey Circus e diventò celebre come uomo dai mille talenti. Il The Greatest Show on Earth, fusione di due importanti spettacoli circensi, fu il più eccitante spettacolo di tutti i tempi. Uno degli animatori più acclamati dello spettacolo fu proprio Stephen Bebrowski, noto anche come Lionel the Lion-Faced Man, cioè Lionel Faccia di Leone. Bebrowski divenne ancora più famoso quando Barnum & Bailey Circus e i Ringling Brothers unirono le forze nel 1919. Bebrowski, insieme ai suoi colleghi artisti, realizzò per il pubblico uno spettacolo mai visto prima. Acrobazie mozzafiato, sfilate esotiche di animali selvaggi e pittoresche curiosità da vedere per credere. Il lato più oscuro del più grande spettacolo sulla Terra metteva in bella mostra un gruppo di esseri umani affetti da ogni sorta di disabilità. Nel mondo del circo, queste persone anormali erano come miniere d'oro, i cosiddetti fenomeni da baraccone. Uno di quei fenomeni da baraccone era Bebrowski, con la sua particolarità di avere l'intero corpo coperto da almeno 10 cm di capelli lunghi e fluenti. Barnum lo pubblicizzava come il mezzo uomo mezzo leone e lo ribattezzò Lionel, l'uomo dalla faccia di leone. Gruppi di emarginati furono furbamente accolti dai dirigenti del circo con esclusivi incarichi da showman. I fenomeni da baraccone, purtroppo, vivevano spesso in condizioni difficili e messi in mostra da uomini che erano a tutti gli effetti dei ciarlatani. Molti artisti da baraccone venivano sfruttati per le loro condizioni, mentre Bebrowski sembrava essere tra i pochi eletti ad essersi goduto la carriera di esibizionista. La sua storia è singolare. Sebbene Bebrowski abbia trascorso gran parte della sua vita come parte dello strambo spettacolo di Barnum & Bailey, viaggiando per il mondo e diventando famosissimo per il pubblico, non si sa molto su di lui. La maggior parte delle informazioni sulla sua vita proviene da spettacoli di prima mano e da una ricercatrice di mostri, Francine Hornberger, nel suo libro Kearney Folk. Prima di essere un attore secondario, Stephen era solo un giovane affetto da una rara condizione che ora si ritiene essere ipertricosi. Con il termine di ipertricosi o malattia da lupo mannaro si identifica un aumento di pelosità senza zone di predilezione. In casi estremi, come in Bebrowski, i peli possono crescere fino a raggiungere lunghezze maggiori. Esempi di questi casi estremi includono altri famosi attori di spettacoli come Donne Barbute, Uomini Lupo o Yo-Yo the Dog-Faced Boy. Secondo il libro Kearney Folk, Bebrowski nacque a Varsavia, in Polonia, nel 1890. Coperto completamente da un fitto strato di capelli biondi, secondo quanto riferito, sua madre disse alla gente che le condizioni di suo figlio furono il risultato di un forte spavento. Infatti il padre del piccolo morì sbranato da un leone quando lei era incinta. Invece di crescere un bambino con un aspetto così sgradevole, si dice che la madre di Bebrowski lo abbia consegnato all'età di 4 anni a un finanziere e imprenditore locale di nome Sledmeyer. Sledmeyer vide immediatamente il potenziale nelle condizioni del giovane ragazzo, lo soprannominò Lionel the Lion-Faced Boy e iniziò a sfilare in giro per tutta l'Europa solo per denaro. Nel 1901 Sledmeyer si recò negli Stati Uniti con Bebrowski e iniziò ad esibirlo in spettacoli lungo i moli e le passerelle appena inaugurate sulla costa orientale. Mentre era lì, un talent scout per il Barnum & Bailey Circus lo notò e lo introdusse nel mondo del circo. Fu subito messo in mostra durante uno spettacolo del circo itinerante, applaudito per le sue innumerevoli acrobazie. Per i successivi 19 anni, Stephen Bebrowski si esibì con il circo Barnum & Bailey, viaggiando per il mondo con il resto dei fenomeni da baraccone. Nel 1920, finalmente si stabilì negli Stati Uniti per un certo periodo e iniziò ad esibirsi al Coney Island in New York. Anche se si esibiva da anni,
Il periodo di Bibrowski a Coney Island incrementò moltissimo il numero di spettatori, entusiasti di avere la possibilità di avvicinarsi all'uomo dalla faccia di leone. Molti di loro scoprirono sorpresi che non era l'uomo selvaggio tanto pubblicizzato, ma un gentiluomo che sapeva conversare con il pubblico. Bibrowski era un uomo piccolo di statura e aspirava a diventare un dentista. Era intelligente e parlava 5 lingue. Sul suo viso, i suoi peli crescevano in ciocche dorate lunghe circa 10-20 centimetri. Tutto il corpo era coperto da peli, le uniche eccezioni erano i palmi delle mani e la pianta dei piedi. Ebbe l'opportunità di condividere la sua storia e raccontarla alla gente, ma molto probabilmente non lo fece. Sebbene non ci siano molti resoconti affidabili delle sue esibizioni, ci sono dozzine di voci che narrano dell'uomo della faccia di leone, arrivate ai giorni nostri. Alcuni sostengono che la madre di Bibrowski non lo abbandonò, ma avesse semplicemente lasciato vivere il suo sogno di esibirsi in giro per il mondo. Altri sostengono che Bibrowski si sia divertito a mostrare la sua condizione e a celebrarla, per rendere più interessante la propria identità. Si narra inoltre di una notte in cui, in un hotel a New York City, prese fuoco e Bibrowski fu il primo ad evacuare. Il Lionel Faced Man avrebbe affermato che, se le sue lunghe ciocche si fossero bruciate, sarebbe stato solo un uomo normale. In ogni caso, è ovvio che nella vita di Bibrowski c'era molto di più di quanto si possa immaginare veramente. Sebbene i dettagli della sua vita si siano persi nel corso della storia, Lionel the Lion-Faced Man continuerà a vivere nella leggenda per l'eternità.